Ciao ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi parliamo di iPhone XS e soprattutto se vale la pena acquistarlo nel 2021. Uscito nel 2018, iPhone XS fin da subito ha riscontrato un grande successo. È andato a migliorare alcuni punti deboli di iPhone X, mantenendo inalterato lo stile Apple e secondo me il bellissimo design con solo due fotocamere. Monta al suo interno il chipset A12 Bionic, chipset che si è rivelato davvero ottimo, soprattutto per quanto riguarda la gestione della batteria. Non per nulla è stato montato anche nei nuovi iPad 2020 ed è ancora un chipset performante e al passo coi tempi. Cosa davvero gradita di XS rispetto ad esempio all'11 è lo schermo OLED, che ovviamente garantisce una qualità davvero più elevata dell'immagine. Infatti, come sappiamo, i colori sugli OLED sono molto migliori rispetto a uno schermo IPS che monta ad esempio iPhone 11 e risparmia anche batteria quando utilizziamo ad esempio temi scuri. Come vi dicevo, anche iPhone XS come iPhone X ha due fotocamere, entrambe da 12 megapixel, una è la normale e una è la 2x, quindi uno zoom ottico che non va a perdere di qualità. Frontale da 7 megapixel f2.2, sappiamo che le fotocamere su iPhone sono ottimizzate davvero bene, soprattutto per quanto riguarda il lato social. Ovviamente abbiamo i video fino in 4K a 60 fps e un dispositivo completo per tutte le nostre esigenze. Quindi è un dispositivo che su Amazon attualmente si trova sui 380 euro per la versione da 64 GB e 414 euro per quanto riguarda la versione da 256 GB. Se scegliere 64 o 256 dipende solo dalle vostre esigenze. Se sapete che tenete tante cose, tante foto, tanti video sul telefono, vi consiglio la versione da 256. Se invece avete poche cose, vi basta tranquillamente quella da 64 e vi dico già che vi consiglio di acquistarlo su Amazon perché è ad un prezzo minimo storico attualmente. Come vedete dal grafico qui di Kipa, non è mai stato ad un prezzo così basso, sia per la versione da 64 che per quella da 256. Tornando a parlare un attimo del design, sappiamo che ha il design simile ad iPhone X, design davvero azzeccato con i bordi tutti in acciaio, facile da graffiare ma di ottima qualità e esteticamente perfetto. Ha tutte le funzionalità che vi possono servire in questo periodo, nulla di più, nulla di meno. Forse l'unica mancanza di cui potrebbe risentire è il grandangolo, che abbiamo visto diciamo entrare un po' di moda con gli iPhone 11. Io personalmente non lo utilizzo molto e anzi molte volte preferisco la 2x, perché se siete molto distanti avere un zoom ottico senza perdere di qualità è super utile ed è secondo me un dispositivo molto completo e davvero ancora al passo coi tempi. Utilizzo tutti i giorni il processore A12 Bionic, è davvero performante, fluido, senza scatti e restituisce veramente un'esperienza d'uso fantastica. È uscito nel 2018, quindi almeno fino al 2023 avrete tutti gli aggiornamenti al passo coi tempi, quindi davvero un dispositivo che non risente di questo problema ed è un dispositivo che attualmente vi consiglio molto di comprare. Per quanto riguarda la batteria, il processore è ottimizzato molto molto bene, anche se la durata della batteria è inferiore ad iPhone 11 e anche iPhone 12, proprio perché fisicamente è più piccola. Io vi posso dire che arrivo a sera con 5 ore di utilizzo, non gaming ma social classico di messaggistica su Instagram, su Facebook, con 5 ore di utilizzo al 15%. Quindi se siete alla ricerca di un iPhone al passo coi tempi, ma andando a risparmiare un po' rispetto a comprare l'11 o il 12, l'iPhone XS secondo me è il migliore attualmente da acquistare. Vi lascio il link in descrizione con il prezzo più basso attualmente su Amazon, ovviamente ricondizionato. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel like e noi ci vediamo presto in un nuovo video.